Ciao ragazzi, sono Antonio di Guide Consolopunti e questa volta mi stai vedendo in una maniera un po' diversa dal solito. In realtà non ci vediamo da un bel pezzo, no? Mi pare che sia tipo stato da un mesetto. Nonostante ciò, ho un bellissimo progetto, almeno, beh, a me pare bello, poi naturalmente dipende dalle persone. Comunque, ho un bellissimo progetto in mente e questo progetto riguarda GG Flash. Questa in teoria dovrebbe essere una sorta di prima puntata, proprio una cosa potente. Diciamo che vorrei fare una sorta di telegiornale sui videogiochi. Ho visto che non c'è nulla del genere in rete, per cui secondo me sarebbe originale fare una cosa del genere, cioè aggiornarti regolarmente su YouTube con le notizie principali della settimana o della giornata, ancora non ho ben deciso, in modo tale anche di farlo un po' in modo simpatico. Quindi io ci provo e naturalmente è uno show che deve Invece di console, di Harry, di console, ovviamente ha perso il video, per il fatto che non si riferisce. Quindi se ti piace, ti prego anche tanto di farlo conoscere, amici. comunque, penso che possiamo anche già iniziare. No, anzi no, non ho neanche la sigla, quindi lasciamo stare. La prima cosa di cui dobbiamo parlare oggi è del 3DS. Allora, un certo, ce l'ho scritto qui perché non mi ricordo il nome, Joss Wozman, ecco, non mi ricordavo come si chiamava, Joss Wozman ha rilasciato un'intervista nel quale parla anche del 3DS. Si tratta in realtà, è solamente un fondatore di Renegade Kid, un'associazione che fa anche giochetti così per applicazioni, insomma, cose del genere, sempre legate in parte al mondo dei videogiochi, e sostiene che i suoi videogiochi non vengono venduti tanto proprio per il fatto che la pirateria sta sempre più espandendosi, e ha commentato la scena del 3DS. Tutti quelli che stanno seguendo la scena del 3DS sanno cosa sta succedendo dal punto di vista della modifica delle azioni degli hacker. E lui ha commentato il tutto dicendo: sembra che un recente report abbia detto che gli hacker sono molto vicini a modificare la console. Cioè, cosa? Adesso, sembra? Cioè, non è che sembra. Allora, non è che sia il report. Nel senso, lui non ha nessuna colpa, non sta dando la colpa a lui. Però vedo che c'è questa tendenza, e questo succede spesso anche, è successo con Sony in passato, è successo con Nintendo in passato. Sembra che si voglia evitare completamente l'argomento dicendo tanto adesso finisce, amen. Se poi, quando poi magari una cosa quasi finita, nel caso del 3DS, sappiamo già tutti che alcuni hacker l'hanno già fatto, è scritto dovunque sulla rete, devono mettersi i prosciutti, insomma, è come se avessero i prosciutti negli occhi e dicono: no, ma strano che sia successo, nessuno se l'aspettava, forse secondo un report è successo. Sì. Ok, ci sta, in questi giorni c'è il CES, ovvero CES si scrive, e sarebbe una sorta di grandissima conferenza. Si tiene a Las Vegas e si parla di tutto il mondo della tecnologia. Abbiamo avuto una Sony, tra l'altro, molto deludente. Questa volta quello che veramente a me mi ha attirato è stato Nvidia, che ha presentato il suo Nvidia Shield, questo coso enorme, perché è veramente qualcosa di enorme. Sarebbe una sorta di controller, tipo in stile del vecchio dell'Xbox proprio vecchia, della prima Xbox, e con sopra uno schermo c'è una cosa strana. Diciamo che è una console portatile a metà tra il portatile e il fisso, per tutte quelle persone che credo che sia il 100% delle persone che comprano una console portatile e la giocano comunque a casa, compreso me. Comunque, Nvidia Shield presenterà il suo nuovo processore Tegra 4, che al dire di Nvidia proprio proporrà un'esperienza di gioco ottimale in tutti gli aspetti, che può anche arrivare molto vicino all'esperienza PC, cosa che io sicuramente non, cioè, proprio non ci credo, proprio no. Nvidia Shield sembra però comunque una console ben fatta, si vede che si tengono. D'altra parte, sta parlando di Nvidia, che ha proposto questa console come diretta concorrenza all'OWA e a Luia, come si pronuncia, adesso non lo so. Questa console sembra veramente promettente, ha un sacco di componenti, puoi anche mettere delle micro SD, eccetera, eccetera. E tra l'altro, la cosa interessante è che anche questa sarà basata sul sistema Android, come abbiamo già visto su Ouya. Di conseguenza potrai utilizzare tutte le applicazioni Android che già prima potevi fare che già si potrebbe fare su Ouya, però ancora Ouya è stata rilasciata solamente ai developer. Ma comunque puoi giocare quindi alle applicazioni Android, e inoltre puoi scaricare dei giochi specifici per questa console dal Tegra Zone. Secondo me è veramente qualcosa di interessante, anche perché, soprattutto grazie alle applicazioni Android, si possono mettere degli emulatori proprio nella console, in modo tale da giocare, che so, qualcosa per Nintendo 64, per Game Boy e tutte queste cose qui. Non so se sia molto legale.
Prima di salutarci, per ultima cosa, non per importanza, naturalmente, vediamo il primo prototipo di Steambox. È stato presentato anche questo qui al CES e si chiama Piston, nome fantastico, quindi complimenti Steam. Comunque sia, questa Steambox innanzitutto avrà i pezzi, le componenti intercambiabili, proprio come in un computer, e questo credo. Cioè, questo sinceramente era il mio sogno fin da bambino, perché sì, io da bambina avevo questo tipo di sogni. Potrei cambiare tutti quanti i pezzi, potrei cambiare la RAM, CPU, eccetera, 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 scheda video, eccetera. E sembra proprio un PC, un piccolo PC che puoi attaccare a qualunque schermo e giocare alla tua libreria di Steam, poiché appunto all'interno, essendo bas è basata su Linux, ma a quanto ho capito io, questo ancora non sono sicuro, presenta solamente Steam. Boh, cioè nel senso è bello, è effettivamente figo, non capisco la vera utilità e comunque anche se la capissi, nel senso costa 999 euro. Ok, sì, è presente un modello di base che costa meno della metà, comunque più o meno lì, cioè, lo stesso sono costi assurdi. Steam, nel senso Valve, come cavolo possiamo permetterci noi normali gamer una cosa del genere? Con 500 euro mi compro un computer fisso come quello che ho davanti, che sicuramente, con cui sicuramente riesco a giocare tutti i giochi di Steam e non questa cosa quadrata che ha un nome orribile. Ma insomma, questo era quello che volevo dire in questa puntata. Spero che vada bene un pochettino, ancora solamente un esperimento. In caso posso, se piace, eccetera, e quindi inizia anche a essere più diffuso, potrei anche iniziare tipo a usare un microfono un po' meglio, una webcam un po' meglio, perché sono un po' tipo barbone da questo punto di vista. Comunque sia, ritorniamo seri. Ho parlato di queste notizie. Se ti è piaciuto il video, ricordati di iscriverlo qui sotto, mettere un mi piace o cose del genere, e continuare a supportarmi. Ciao!